È finita da poco la partita, quali sono le tue impressioni? Le impressioni sono state positive, la squadra si è espressa, a parte il risultato, si è espressa bene. I ragazzi stanno sempre via via migliorando e quindi anche l'applicazione del campo è stata, diciamo, buona e quindi i ragazzi sono andati bene stamattina. Noi ci eravamo, come dire, lasciati prima delle feste di Natale, dove Sì. c'erano grandi programmi e grandi progetti. Adesso? Ma i progetti rimangono quelli, diciamo che siamo stati costretti a iscrivere un'altra squadra perché il numero di tesserati arriva a 40 e quindi per poter farli giocare tutti abbiamo fatto tre squadre nei vari campionati, nei vari gironi diciamo, almeno tutti i ragazzi sono impegnati. Quindi dal punto di vista logistico è un po' più impegnativo perché dividere tutto il gruppo in tre parti a seconda di chi è disponibile, a seconda dei vari tipi di assenze, tipo influenze varie, diciamo che è più complicato. Però ecco, almeno diciamo che i ragazzi sono tutti contenti, sono tutti chiamati, diciamo, alle armi, in poche parole, Certo. e a giocare, che è poi l'obiettivo finale della settimana. E questo comunque è sicuramente più impegnativo per voi, ma è molto bello per i ragazzi perché non viene trascurato nessuno. No, ecco, questa è la cosa, penso a quest'età fondamentale. Noi istruttori dobbiamo dare l'input un po' a tutti, la possibilità a tutti di imparare questo sport. E quindi anche chi è meno pronto, chi ha iniziato da poco, almeno trova delle soddisfazioni andare a mettersi la maglina, ecco, la maglina col Certo. numero che è la soddisfazione principale del fine settimana, ecco. Poi questi ragazzi ci vengono agli allenamenti, ma alla fine è il loro Il divertimento. divertimento è la partita finale perché loro la sognano tutta la settimana, quando uno non è chiamato penso che sia una Soffre, sì, sofferenza. è E vero, è vero. quindi ecco, in questa maniera qui noi siamo messo il cuore in pace per fare divertire tutti quanti, ecco la cosa principale, l'obiettivo principale è sempre questo, ecco. Quando c'è il lavoro, c'è l'impegno, sicuramente i risultati non mancheranno. Logicamente bisogna anche portare avanti un gruppo qualitativo perché è chiaro che un gruppo, una parte dei ragazzi a livello calcistico sono più portati di altri, quindi mi accurare anche questo gruppo in maniera che a fine anno li portiamo al massimo livello per affrontare sia i vari tornei, tipo la Region Cup che c'è alla fine, e tipo riportarli il prossimo anno a giocare a 11 già ben, come dire, impostati, ecco. Bene, grazie, buon Prego. lavoro, grazie.